buono, ci accampiamo qui stanotte. Ciao, faccetta buffa. Tieni. Senti che buon biscotto, della signora Prentice. Io li faccio meglio. Io non so se li fa meglio, certo li fa più duri. Abbiamo ancora 3 ore di luce, perché non andiamo avanti? Beh, qui abbiamo dell'acqua, potrebbe servire finché è giorno. Margie aveva promesso di lavarmi una camicia. Non è vero, non ho promesso niente. Ho detto forse. Portatela a me, la laverò io, anche se non mi piace. Va bene. Perché no? Tua madre lavava 10 camicie, anche 20, oltre al resto. Ma lui non ne ha 10, non è vero? No, una addosso, una pulita e una sporca. Mettetevi in circolo lì vicino al ruscello. Farò una cavalcata d'un paio d'ore. Vado a cercare un sentiero oltre quei monti. Hai niente da dire? Non vi muovete! Montate le armi! Avanti, slegatelo! Mettetevi laggiù, presto! Guarda questo cavallo, non l'ho rubato veramente, se vi interessa saperlo. Non mi interessa. È quel che pensavo. Perché vi siete intromesso? Perché le impiccagioni le odio. Che strana coincidenza, le odio anch'io. Andate al sud? No, vado al nord. Porto una carovana nella regione del Columbia. Pionieri, tutta brava gente. Contadini, il vostro mestiere è la guida? No, non esattamente. Io di mestieri ne ho fatti tanti. Incontrai questa gente nel Missouri e decisi di prendere della terra e lavorarla. O allevare del bestiame, se ne trovo. Fanno dei buoni biscotti questi amici, vi piacerà? Non ho afferrato il vostro nome, o non l'avete detto? McClinic. Glyn McClinic. Glyn McClinic? Siete del Missouri, vero? Infatti. E volete fare il contadino? O allevatore, se trovo del bestiame. Andiamo a mangiare questi biscotti. Non credevo di trovare qui gli Cheyenne, che ne pensate? Shoshone, le tribù più cattive che ci siano da qualche tempo in qua. Hanno ucciso dei bianchi per prendere i loro fucili. Sì? La vostra gente ha dei fucili? Uh-huh. Li sanno ad operare? No. E come avete fatto ad arrivare fin qui? Fortuna, credo. Glyn, mangiate subito! O Margie divorerà ogni cosa. Ci sono fagioli, tè, biscotti morbidi. Questa volta. Quei biscotti di cui vi parlavo. Sì. Vedo che vi siete trovato un compagno. Sì, l'ho colto al laccio. Già. Non ho afferrato il vostro nome o non l'avete detto? Cole, Emerson Cole. Voi siete Jeremy Bell, Glyn mi ha parlato di voi. Voi siete Emerson Cole del Kansas, non è vero? Sì. Mm.
Dovete assaggiare questi biscotti. Laura? Laura, quello lì è Emerson Cole, ha fame. Volete dargli da mangiare? Pensavo alla tappa di domani. Faremo molto prima se puntiamo a nord. Quel posto dove siamo diretti è a 150 miglia a est di Portland. Esatto. È subito dietro quella montagna, no? Sì, subito al di là. Voi dite che dobbiamo andare di là. Io direi di andare di là. Beh, potremmo andare di là, ma quella montagna lassù, quel gigante dai capelli bianchi, è alto circa 2 miglia. Ed è circondato da monti alti 1 miglio, sicché sali e sali e... Soltanto 1 miglio? Non è molto. No, non è neanche poco se è tutto in salita. E ci sono i viveri a cui pensare. Potrete appena spianare il terreno e costruire le case e sarà inverno, sicché... Se non fate prima venire le provviste da Portland, cosa mangerete? Forse avete ragione, era solo un'idea. Molti altri ebbero la stessa idea e quasi tutti sono ancora là sotto la neve. Glyn, dove siete stato? In giro. Su, mangiate. Avete mangiato sempre così dalla partenza? È sempre con la stessa camicia. Ho detto che ve la lavo, ma non posso se ci siete dentro. Ma in questa non ci sono. Uccelli notturni. Non li avevo mai sentiti. Beh, ecco, sono di una razza speciale. Vivono su quelle colline. Merli dal becco rosso. Ah, merli dal becco rosso del Canada. Sì, del Canada, è vero. Cantano molto bene. Spero di trovarne dove andiamo. A voi non piacciono? No, 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 come vicini almeno. Laura, la signora Prentice ha una pentola d'acqua calda. Volete lavarmi la camicia? Siete un noioso e compiango la vostra futura moglie, poverina. Perché a me piace la pulizia? Su, levatevi, devo fare i miei lavori. Punto sempre la stanga verso la stella polare. Dov'è? Ah, eccola là. Così la mattina so orizzontarmi. Viaggiate così anche voi? Sempre. Ma non scelgo mai la stessa stella. Domani potrebbe essere quella grande e grossa lassù. Il giorno dopo potrebbe andarmi quella piccola e magra laggiù. Glielo dirò, è mia sorella. Bella ragazza, Laura. Sì, veramente. È la vostra? No. Già, merli dal becco rosso. Del Canada, eh? Quanti possono essere? Ma da 6 a 10. Se fossero stati di più ci sarebbero già saltati addosso. Ne avete incontrati altre volte? Sì, una volta o due, durante una spedizione nell'Oregon. Glyn, lasciatela a me ora. Avanti, tutti sotto i carri, tutti sotto i carri! Smettete di sparare alla luna! Cessate il fuoco! E non sparate finché non vedrete il bersaglio! Non lo vedranno mai. Devono essere nascosti in quella boscaglia. Credo anch'io. Restate con la carovana e non lasciate sprecare altro piombo. Volete andare a scovarli? Così almeno loro non verranno a scovare noi. Ma... Non serve che veniate anche voi. Lo so. Avanti, voi cercate di attirarli.
nemmeno uno. Restate qui, vi manderò un merlo. Farete come vi ho detto, Geremia. Andrete molto adagio e 2 ore di sosta al tocco. Quei maledetti scioncioni potrebbero tornare. Io non lo credo. Indiani o no, io voglio un viaggio tranquillo, senza scossoni, avete capito? Come va Laura stamane? Discretamente, e spero che si mantenga così. Buongiorno. Buongiorno. Laura, scusatemi per quella camicia. Aveva bisogno di essere lavata. L'hai trovata? Mm-hmm. Brava, grazie, molto gentile. Con tutta quella confusione credevo proprio... Oi, copper. Era nel secchio che ho preso per spegnere il fuoco. Ho paura che si sia un po' sciupata. Sì, lo vedo. Il fuoco si spegne anche con la sabbia, eh? Laura, fra 5 o 6 giorni saremo a Portland. Faremo il sentiero più comodo e andremo ad agio. Ce la farete? Ce la farò. Verrete con noi? No, mi sono scelto un'altra stella stanotte. Una bella, grassa e bionda che brilla sulla California. È piena d'oro e voglio tentare di raggiungerla. Ci mancherete. Grazie. Te la regalo, faccetta buffa. Sicché non venite con noi? Non ho la vocazione del contadino o dell'allevatore. Beh, arrivederci. Salve. Carri, avanti! Andrò ad agio, Laura, sta pure tranquilla. Oh, cammina! Avanti voi! California da quell'altra parte. Lo so. Se no potreste arrivare fino al fiume Columbia e poi seguire la costa. Era la mia idea. Riguardo a quello che dicevate, sul serio volete zappare la terra? Sul serio? McClinic, il bandito che fa il contadino, non c'è senso. Di chi è che avete paura? Un uomo chiamato Glyn McClinic. Che succederà quando riuscirà a prendervi?
Non credo che riuscirà a prendermi. Deve essere morto ai confini del Missouri. Avete torto, un giorno o l'altro vi acciufferà. Il vecchio sa qualcosa di voi? No. Devo dirvi che succederà quando riuscirà a saperlo? Preferisco aspettare e scoprirlo da me. Città. Legala e lasciala suonare. Va bene, capitano, la farò suonare. La farò suonare finché non scoppia. Finché non scoppia. Che succede? È scoppiata. Accidenti, a quando ho lasciato il Mississippi. Vi saluto, straniero. Lieto di vedervi, signorina. Da dove venite? Dal Missouri. Dicono che c'è buona terra a Monte. Ah, è vero, la più fertile del mondo e senza padroni. Chi vuole se la prende. Quanto c'è di viaggio? 2 o 3 settimane, ma io posso ridurvele a metà. Potrei portarvi fino alle cascate col mio battello. Credete di farcela? Forse sì, forse no, ma si tenta. Sono Tom Hendricks. Piacere. La barca è mia, perciò se si arena sono io il solo a rimetterci. Mi chiamo McClinic. Questo qui è Cole. Salve. Quello lassù è Jeremiah Bay. Piacere. Io mi chiamo Don Grondi, sono il padrone del bar e dell'unico ristorante. Si mangia bene, ho un cuoco cinese. Dite, non ci siamo già visti? Ci vediamo ora, salute. Salute. Sceglietevi un albero e mettetevi all'ombra. Sistematevi dove volete. Fate pure il vostro comodo. Ehi, ci serve un dottore, ce n'è uno qua. Un malato? Abbiamo incontrato alcuni Shoshoni e la figlia di Geremia ha preso una freccia qui alla spalla e le fa molto male. Beh, ce ne occuperemo immediatamente. Benissimo. Ecco il mio battello, la regina del fiume. Oh, per curare le ferite di freccia non c'è nessuno qui che batta il capitano Mello quando non è ubriaco. Capo! Capitano Mello! Ho un lavoro per voi! Una ferita di freccia! In che punto? Qui alla spalla! La testa è rimasta dentro! Se siete in piedi vuol dire che non è grave! Lasciatela lì dove è! Verrà fuori poi da sé, a suo tempo! Cosa fai con quella sirena? L'ho accomodata, capitano! Accidenti a quando ho lasciato il Mississippi! Quanto a quella freccia, voi lasciatela da me! Non sono ferito io, ma una donna laggiù! Portatela in casa di Hendrick immediatamente! Prendo la borsa e vi raggiungo subito! Andiamo! Che c'è? Portami un paio di polsini puliti! Polsini? Sì! Fidatevi di lui, sa il fatto suo. Dite ai vostri che si considerino di casa. Stasera daremo una piccola festa con della vera musica. Sarà il nostro benvenuto nell'Oregon. $4,800 e $200 sono $5,000. Ecco fatto, signor Hendrick. Siamo d'accordo, Geremia. Ma avete pagato in contanti. Il capitano salperà con voi domattina. E riguarda le provviste? Ah, ho qui tutta la lista. Farina, zucchero, sale, quanto basta per superare bene l'inverno. E ce le farete avere in autunno? Le avrete tutte nei primi giorni di settembre. Mm. Per quell'epoca avrete spianato il suolo e costruito le case. E potrete mandarci anche del bestiame, vero? Ah, ne sono sicurissimo. Eccola qui. La testa della freccia, pulita come un dado. Tenetela a letto per un mese e a primavera potrà lavorare la terra. Un mese? È una gran brava figliuola. È anche molto carina. Le avete già trovato marito? No, temo che se lo troverà da sé. Posso vederla? Oh, per un minuto, eh. Sta di sopra, in quella camera dopo il ballatoio.
Un bagno bagnato fa abbassare la febbre, signorina. E leva quelle brutte manacce dalla sua fronte e le farai schizzare fuori il cervello con quel peso. Vorresti insegnarmi a fare il mio mestiere? Io faccio piano quando le bagno la fronte. Vado adagio in modo da calmarle i nervi. Vedrai che da qui a poco dormirà. Laura, come stai? Ah, non c'è male. Grazie al mio bravissimo dottore. Non possiamo portarla in viaggio con noi? No, la signorina resterà in quel letto per un mese e forse più. Il dottor Warren verrà qui fra una settimana e voglio che veda il mio lavoro. È molto meglio che il dottore la veda. Ma un mese intero? Perché no? Sarò felice di averla come ospite. La vecchia Tildy avrà cura di lei come se fosse sua figlia. Vattene per i fatti tuoi, che ne sai come si cura una ragazza. Io ho avuto cura del capitano Mello per 40 anni e... Vattene. Guarirà presto. Farai il viaggio con me quando vi porterò le provviste in settembre. Vi fa male? Sì. Qualche volta fa bene piangere un po'. Qualche volta fa anche bene ballare un po'. Che strani scherzi ti fa la memoria. Giurerei di avervi già visto. Oh, certo, sarà stato un incontro amichevole. Avete detto che siete del Kansas? No, non l'ho detto. Ma lo sono. Allora, prendiamo un punch prima che sia finito. Ah, sì. Margi, lo gradite voi? Mi piace molto. Ecco, a voi. Grazie. Glyn? Grazie, prego. Posso offrirvi qualcosa, signori? Grazie, molto gentile, straniero. Siete un giocatore d'azzardo? Infatti. Contate di fermarvi a Portland? Sì. Allora è bene che vi presenti. Grondi, che è il padrone di tutte le bische che sono in città. Beh, io spero che vorrete ospitarmi. Ho voglia di fare qualche mano di poker. Oh, Glyn, questo era il nostro ballo. È vero, scusa. Ma se adesso hai qualche altra cosa da fare, posso aspettare finché tu sia libero. Certo, forse l'amico qui vorrà fare questo ballo. Margie, posso presentarti il signor... Trey Wilson, di San Francisco. Trey Wilson, di San Francisco. Piacere di conoscervi, signorina. Mi chiamo Margie Bale. Balliamo allora? Più tardi, se permettete. Ho già un impegno con questi signori. Beh, vi auguro di perdere. Allora, si fa una partita a poker? Sì, se volete. Margie, non volevo essere sgarbato con te. Questo è il mio ballo, no? Sì, lo è. E balliamo allora, che cosa stiamo qui ad aspettare? È un bel giovanotto quello, eh? Ne ho visti di più belli. Come me, per esempio? Oh, tu sei molto bello. Per un uomo della tua età. Sì, per un uomo della mia età. Voi permettete, signore? Che cosa? Oh, beh, certo, se voi insistete, giovanotto. Una. Bevete con me? Grazie. Tre. Ora mi viene in mente. Ci fu un assalto a Kansas City alla banca degli allevatori. Voi eravate uno dei predoni del Kansas. Datemi la carta da sopra. Ve le ho date da sopra. L'ultima l'avete presa da sotto. È il 2 di picche. Siete un bugiardo! Siete svelto di mano, ragazzo, ma troppo delicato. Vi fregheranno. Siete sicuro che il ragazzo avesse ragione? Sì, conoscevo Grondi. Per questo l'avete ucciso o perché lui conosceva voi? Attenzione,
con quei meli, possono spezzarsi. Sono mele questi qui? Sì, e questi susini e questi peri, tutti diversi. Avremo la frutta più bella del mondo su da noi. Senti, non sono meli. Io l'ho visto un melo quando ero bambino. Era grande come una casa. Tutti a bordo quelli che partono, alla svelta! Arrivederci. Ciao, Maggio. Ciao. Arrivederci. Sicché voi restate qui a Portland? Per un po'. Poi finirò per andare in California. Per seguire quella stella? Meglio così che avere un uomo con la stella che segue noi. Sì, è vero. Tutti a bordo? Beh, rigirate la passerella, su, avanti, presto, andiamo. Non dimenticate, dovete venire a trovarmi. Se ne avrò il tempo. Beh, a quanto pare c'è un fidanzamento in vista. Trey è un buon ragazzo. Invece non mi piace Cole. Perché? Ho sentito da Grondi che Cole era un predone del Kansas. Beh, molti hanno fatto i predoni da quelle parti, ma alcuni hanno cambiato vita. Ma la gente non cambia vita. Quando una mela è marcia, la miglior cosa è gettarla via, sennò fa marcire tutto il mucchio. C'è differenza tra le mele e gli uomini. Pronti a muovere! Molla tutto a prora! Ce ne sono già troppi qui che danno ordine alla mia gente. Indietro mezza! Indietro mezza! Indietro tutta! Di là che volevate passare voi coi carri? Ah, ce l'avremmo fatta. Ah, sicuro. Certo, di qua è più facile. Fin dove si può risalire? Altre 40 o 50 miglia. Poi arriva la cascata. E di lì il battello non passa, a meno di non tirarlo a riva e portarlo a spalla. Siete certo di non voler da me anche questo? Non abbiate paura. Un giorno avremo un porto oltre la cascata e battelli sul fiume superiore. Tenetevi più a costo alla riva. Perché? Perché si fila meglio. Venni l'anno scorso quassù in canotto e costeggiamo sempre la riva. Questo non è un canotto. È la fine del nostro viaggio. Del vostro viaggio, non certo del nostro. I carri ci porteranno oltre la cascata. Tra un giorno o due vedrete una delle più belle regioni che Dio abbia messo sulla faccia della terra. È quello che ho sempre sognato, Green. Una nuova terra da poter coltivare. Cercheremo una vallata dove il suolo sia fertile, dove i monti ci riparino dai venti del nord. Sfrutteremo gli alberi che la natura ci ha dato. Spianeremo la terra in mezzo alla foresta. Tracceremo strade e useremo il legname per fare ponti sui fiumi. Poi costruiremo le nostre case qui, tanto robuste da resistere alle forti nevicate. Ci sarà anche una casa comunale, una chiesa e avremo una scuola. Poi pianteremo gli alberelli. Ci saranno mele, pere. In pochi anni avremo una tale produzione di frutta come nessuno aveva mai visto.
questo è bello, ma andrà in fumo se non avremo i viveri per superare l'inverno. Hai già notato che le prime nevi sono scese sui monti? Tra un mese saremo bloccati in casa. È un guaio, Glyn. Un guaio. Sono in pensiero. Notizie da Portland? Nessuna. Io credevo che quelle provviste arrivassero ai primi di settembre. Lo credevo anch'io, e invece è già la metà d'ottobre. Siamo alla fine della farina, e fra poco anche del lardo e dei fagioli. Fra due settimane sarà la fame. È anche peggio di quanto pensassi. Non potevo darvi altri pensieri, avevate il lavoro. Forse il capitano avrà avuto qualche guaio con quel suo battello, ma Hendrix ci doveva avvisare. Sarà bene che andiamo giù a Portland a vedere cos'è successo. Sono preoccupato per Laura. Non un rigo. Niente. Va bene, ci metteremo in viaggio domattina. Venite a mangiare! Venite a mangiare, se no do tutto ai porci! Magari ne avessimo un paio. Un giorno cercheremo di scavalcare quel monte. Se riusciamo, guadagniamo 10 giorni per andare a Portland. Sì, ma se non ci riusciamo, allora dovranno venire a cercarci sotto 3 metri di neve. È una bella terra. È una bella terra davvero. Speriamo che non la guasti. Anche il Missouri e il Kansas erano così una volta. Belli, sereni. Poi vennero i predoni a rubare e uccidere, le cose cambiarono. Questo non dovrà succedere qui. Ottimi terreni in vendita nella migliore zona. Tanto fritti, signori. Avanti, sentiamo l'offerta. $500. Chi dice di più? Tutta questa gente. Non lo so e non mi persuade. Capitano Mello! Ehi, capitano Mello, siete a bordo? Oh, salute! Non vi vedevo da mesi. Vi aspettavamo. Dove siete stati? Sempre qui, ormeggiato al molo. Andiamo! Che c'è? Porto un'altra bottiglia di whisky, abbiamo ospiti! Io gli ho portato l'ultima bottiglia che c'era e l'avete scolata tutta! Accidenti a quando ho lasciato il Mississippi! Ho fatto un grande sbaglio a lasciare il Mississippi. Salite a bordo e manderò a prendere una bottiglia. Ma cosa è successo a questa città? La colpa è dell'oro. Qualche idiota ha trovato sui monti delle pepite. Da allora tutta la città sembra impazzita. E le nostre provviste? Eccole là, tutte ammucchiate sul molo. Il bestiame in quelle stalle e anche i cavalli. Perché non ce le hanno mandate un mese fa? Ordine di Tom Hendry. È bene che ne parliate a lui. Sicuro che ne parlerò a lui. Intanto mettete sotto pressione. Abbiamo bisogno di questa roba. E vogliamo partire subito. Non dovete meravigliarvi tanto, guardate. Vedete questo primo prezzo? Tanto valeva la farina nella primavera scorsa. E vedete questi altri? A tanto è salito il prezzo da allora. Ma la farina è nostra, l'abbiamo pagata. Questa era la vostra farina. Volete buscarvi un dollaro a testa? $5? Vi do $10 a testa per un'ora di lavoro. È una bottiglia di whisky? È una bottiglia di whisky, d'accordo. Fate portare questa roba a bordo, i cavalli e il bestiame pure. Niente in contrario, capitano? Se proprio siete deciso, ci sto anch'io. Grazie, capitano. Oh, Glyn, informatevi di Laura. Va bene. Forza, ragazzi, mettetevi al lavoro. Siete troppo nudo per andare da Hendrick. Non avete pistola? Vado a cercarvene una. No, grazie. Potrebbe cambiare un migliaio di dollari tutti in fish bianco. Sì, che sorpresa! Cosa vi ha portato in città? Un cavallo molto, molto stanco. Esatto.
Ray! Che c'è? Cedi il tuo posto a John! Quella vostra stella vi ha portato un bel mucchio d'oro, eh? Ah, se fossi arrivato prima me ne avrebbe portato. Invece debbo lavorare per Hendrix. Ah. Dirigo questo locale. Come va, Trey? Lieto di rivedervi. Avete saputo dell'oro? Sì, ho inteso. Come stanno gli altri? Stanno bene. E Geremia? Sta bene. E sua figlia, come si chiamava? Voi sapete meglio di me come si chiama. Si chiama Margie. E si fa sempre più bella. E forse sposerà uno dei 20 giovanotti che le fanno la corte. Molto bene, uh-huh. Mi fa piacere. Una gran brava ragazza. Se io fossi di quelli che si sposano... Non mischiare il matrimonio col gioco, perderesti di sicuro. Prendi il mio posto. Venite, andiamo a bere. Salute, Trey. Arrivederci. Whisky per due. Come va, Laura? La spalla è guarita? Oh, sta bene, Benone. Pesa l'oro per conto di Hendrik. 59 once più un mezzo grano. L'unica persona in città di cui puoi fidarti. Salute. $240. Come li volete, in buoni o contanti? Oh, datemi un buono di credito. E poi venite fuori da quella gabbia e aiutatemi a spenderlo. Piantala di farlo scemo. Quelle ti aiuteranno a spenderlo. Pare che vi siate fatta una reputazione. Dicono che sono svelto quasi come quel predono del Missouri. Come si chiamava? McClinic? Un tuo amico, tesoro. Oh! Laura. Salve, sono subito da voi. Bradley, prendi il mio posto un momento. Come state tutti quanti lassù? Eravamo in pena per voi, non è vero, Cole? Oh, stiamo ottimamente. Stavo giusto dicendo a Trey che Margie ha più corteggiatori che capelli in testa. E la signora Prentice si fa la maestra di scuola. Vostro padre era in pensiero per il vostro prolungato silenzio. E anch'io. Beh, io... Digli che io... Che stai più volentieri a Portland? Laura non crede che zappare sia molto piacevole. Francamente non le do torto. Mm-hmm. Sicché non ritornate in famiglia? No, Glenn, preferisco star qui. È divertente. Ho passato delle così belle giornate che dovrete dire a papà che resto qui. Forse sarà molto meglio che glielo diciate voi. È giù al molo col capitano Mello. Sarà bene che tu ci vada, cara. Dovrai pur dirglielo una buona volta. Ve lo chiesi se era la vostra ragazza. Infatti è vero. Forse vi dispiace? Oh, a me no. Dov'è che si trova Hendrix? Venite. Non importa. Meglio che torniate al vostro lavoro. Può darsi che sia meglio. In tutto fa $800, vendo solo a contanti. Voi fate dei prezzi esagerati. Prendere o lasciare, domani costerà $1,000 e fra un mese non l'avrete a nessun prezzo. È l'ultimo carico che risale il fiume. Lo prendiamo, ma è una ruberia. Andiamo. Salve, McClinic. Come va la vostra colonia? Non c'è male, un po' a corto di viveri. Perché non ci avete mandato ancora le nostre provviste? Non le ho ancora ricevute da San Francisco. Appena arrivano ve le spedirò. Uh-huh. Verso che epoca? Fra 2 o 3 settimane, un mese al massimo. C'è già del ghiaccio sulle rive del fiume. Fra 2 settimane sarà tutto gelato. Niente paura, se il fiume gela ve le spedirò coi carri. E se viene la neve sulle montagne? Ah, quante storie. Se non vi va l'affare vi ridò il vostro denaro. Non voglio il denaro, voglio le provviste che aspettano giù al molo. È roba nostra, speditela immediatamente. So io quello che devo fare. Io ci posso ricavare 50 volte il vostro prezzo. Quello è oro, avete inteso, oro. Ecco i vostri soldi, datemi la ricevuta. State a sentire, faceste un contratto e lo rispetterete. 100 persone aspettano quei viveri per superare l'inverno. Cosa dovrebbero fare? Crepare per lasciarveli vendere ai minatori? Questo è affare vostro. Sì, lo so che è affare mio. È proprio quello che cercavo. Di che si tratta? Mi serve altra gente per caricare il battello. Ah, vi sbagliate? Oh, no, non mi sbaglio. Avete preso il tappeto, il rosso, l'umacone e io posso lavorare più di loro. Io non c'entro. Parlate della regina del fiume? No, stanno caricando con una quantità di casse, bestiame, barili di roba. Voglio fare anch'io. $10 una bottiglia di whisky. Va bene, un momento, voi non vi muovete. Avete qualche fastidio? Mare.
Dovevi colpirlo alla spalla, ragazzo. E ora che si fa? Io vado giù al molo, venite anche voi? Certo, non abbiamo scelta. Figliateli tutti e tre! Cosa? D'averci levato dai pasticci. Pasticci? Non era che una mazzecola. Incidenti del genere capitavano sul Mississippi tutti i giorni. Non è vero, Adamo? Sì, ma eravamo più giovani allora. Per cavarsela basta usare il cervello e niente altro. Ecco il momento di usarlo, capitano. Hendrick e i suoi corrono alla cascata seguendo la riva. Li potremo battere? Neanche a pensarci. Ci arriveranno 3 o 4 ore prima di noi. Avete qualche idea, Glenn? Sì, qualcuna. Grazie della pistola. Credete di poter far senza? Credo di sì. Laura giù al molo? Non mi aveva detto di lui. Lei certo pensa che Cole sarà un buon marito. Forse ha ragione. Non ha ragione. Quella gente non cambia. Spero che vi sbagliate, Geremia. Spero che abbiate torto. Capitano! Capitano! Potete accostarvi alla riva? Sì, lo potrei, ma siamo a più di 15 miglia dalla cascata. Lo so, accostatevi allora. Adamo! Eh? Barra dritta, accosta adagio. Cerchiamo di non arenarci. Che facciamo quando siamo a terra? Scarichiamo. E poi? Non volevate cercare un passaggio attraverso le montagne? Beh, vedremo di trovarne uno. Signorina Laura, ecco un berretto e una giacca del capitano, così ora siete un vero lupo di mare. Bene, Adamo. Grazie. Su, adagio, piano. Piano. Lascia i barili, vai a dare una mano lì. Aiuta ad attaccare i cavalli, forza. Un momento. Ehi!
Che bello uniforme, dove l'hai presa? È un gentile dono dell'equipaggio. Mi hanno offerto un capo per uno. Ti piace? Moltissimo. Specie il berretto. Su, un'altra piccola spinta. Forza! 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 Beh, credo che basti. Ci dovete almeno altri $10, forse 20. È una bottiglia di whisky, non è vero, Tappetto? È una bottiglia di whisky. Sì, questo era l'accordo. Sarete pagati appena siamo al villaggio. Sapete guidare un carro? Non vogliamo andare avanti e io non guido il carro. Non volete andare alle miniere? Non attraverso i monti. Appena avremo gli attrezzi andremo a scavare, ma non con voi. Allora sentite che si fa. Voi ci aiutate a portare queste provviste al villaggio e io farò avere a ciascuno di voi gli attrezzi più $200, $300 o $400 e viveri sufficienti per svernare. E se non lo accettiamo? Mi ha spezzato la pipa. L'ha rispezzata. L'autorità ve la farà pagare cara. Quale autorità? Siamo d'accordo. Noi vi guidiamo al villaggio. Voi rifornite tutti noi. Va bene, allora in viaggio. Andiamo. Vedo che siete sul punto di muovervi. Beh, vi auguro di farcela prima che venga la neve. Come possiamo sdebitarci per tutto quello che avete fatto per noi? Voi non mi dovete nulla, Geremia. È stato un piacere aiutare tanta brava gente. Ci sono 100 persone al di là di quei monti che non avrebbero superato l'inverno senza questi viveri. Vi ringrazio a nome loro. Ma non ho fatto niente, non ho fatto niente. Adamo, vieni a salutare questa brava gente. Sì, buon viaggio. Addio, Adamo, ed io vi guidi ovunque siate diretti. Grazie, signore, ma dov'è che siamo diretti? Per adesso a Portland. E dopo forse andremo oltre. Ma dove volete andare? Accidenti, a quando ho lasciato il Mississippi. Bene, ritorneremo laggiù. Ci vorrà del tempo per arrivarci. C'è tanto tempo. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Tutto il tempo che vogliamo, sicuro. Andiamo a tappe. Rivedremo il vecchio padre dei fiumi e New Orleans. Riverremo il buon autentico rum di Giamaica. Sentiremo il profumo. Ce la farete da solo? Spero di non perdere troppi capi. Allora partiamo. Scendere a sgranchirti le gambe? Magari. Frustata, Geremia, fateli camminare. Ma sono stanchi, anche noi lo siamo. È vero, queste bestie tirano dall'alba. Fino a quando si va avanti? Finché c'è la luce del giorno. In moto, avanti, avanti.
Spostate i cavalli, muovetevi! Ma quando si mangia? Adesso no! Perché io ho fame! Vuoi che Hendrix e i suoi vengano a mangiare con te? Frustate! Avanti, avanti! Ma Hendrix non è alla cascata! Oh, lo era, ma lui ha ragione! Appena scoprirà che siamo sbarcati prima ci verrà dietro! E che si fa? Beh, non lo so, ma staremo a vedere! Quanto sembra ci insegue Hendrix. Così pare. E cosa succederà quando ci avrà raggiunti? Forse ci sarà una battaglia. E tu starai con loro? Tu no? Io no, non intendo rischiare la vita a portare da mangiare a quei contadini per una miseria. Nemmeno io. Solo che porteremo via con noi questa roba. Quando si fa il colpo? Quando lo dirò io. Passa la parola agli altri e di che tengono il becco chiuso. Avete trovato dove possiamo accamparci? C'è una bella spianata presso un ruscello da quella parte. Può andar bene. Niente di nuovo? Si va male. Hendrix e i suoi sono dietro la seconda altura, alle nostre spalle. In quanti sono? 30 o 40, non li ho contati. Che vantaggio abbiamo su di loro? 2 ore, poi ci piomberanno addosso. Beh, c'è una piccola gola laggiù sulla destra. In fondo alla gola c'è una cascata. Portateci il bestiame mentre io guido i carri. Fate circolo presso la cascata, Geremia! Andiamo! Forza! Ah! Avanti! Appena in circolo sciogliete i cavalli! Lasciate molto spazio fra i carri! Questo è un brutto posto. Bastano pochi uomini su in cima per farci tutti a pezzi. Battiamoci con Hendrix, ma senza dargli dei vantaggi. Ha ragione, Glyn. Un paio di uomini lassù ci manderà tutti all'inferno. È quello che pensavo anch'io. Beh, accendiamo un bel fuoco e vediamo se si può avere un caffè. Ecco quelli che cerchiamo. Prendiamoli nel sonno. Leviamoci da qui, andiamo! Cessate il fuoco, lasciamoli andare! Perché? Perché? Se non lo capite non posso dirvelo. Che peccato, sembrava tanto un buon diavolo. E lo era. Finché non si trovò l'oro. Piano. Su, su, belli, su. Ci fai. Forza, belli, su. Sì. Ehi, salute. A quanto pare abbiamo visite. Siamo felici di vedervi. Temevamo che Hendrix non ci avrebbe mandato quei viveri. E fra poco la neve avrebbe bloccato il sentiero. Certo, i minatori vi faranno una bella accoglienza. Minatori? Ma noi non andiamo alle miniere. Non sono quelle le nostre provviste. Purtroppo no. C'è un villaggio dietro l'ansa del fiume. Siamo diretti lì. E la nostra roba dov'è? Hendrix promise di mandarci subito i viveri. Gliel'abbiamo pagati 10 volte il valore. Hendrix è morto. Come si fa? Non possiamo mica rimanere senza viveri. Mi dispiace. Vi darei un po' dei nostri, ma ci bastano appena per passare l'inverno. E noi come faremo? Ho la vaga idea che vi toccherà svernare a Portland. Svernare a Portland?
Ma sapete che vuol dire in cifre? Potremo scavare $1 milioni in oro durante l'inverno. Non intendiamo chiudere. Stateci a sentire. Vendeteci quel carico e vi diamo 10 volte il suo costo se lo portate a destinazione. 10 volte? Vi garantisco che vi frutterà $100.000 quello che avete là dentro. Ehi, è una bella cifra. Sicuro, è una bella cifra. Mi dispiace, ma il carico non è in vendita. Perché? Perché vale più di qualunque somma. Significa la vita di 100 persone. Sono certo che voi non mi capite, ma io non posso vendere la vita degli altri. Non c'è pericolo che vi pentiate? Non mi pentirò. Parleremo più tardi. Avanti, mettiamoci in moto, coraggio, seguitemi di qua, saliremo dall'altra parte. Avanti, forza, forza, avanti! Ferma! Prendete la ruota di ricambio, io porto i carri su una spianata e torno subito. Girate intorno al carro di destra! Per di qua! Andiamo! Infilate la stanga sotto l'asse. Eccomi qua. Datemi una mano con questa ruota, bisogna levare l'altra. Ecco fatto. Adesso spingete in giù. Avanti, lì? Sì. Ecco, forza! Su! Forza! Forza ancora! Su! Su, su! Ancora, ancora più su! Forza! Su! Più su! Ancora! Se lasciamo, le piglieremo tutte e su! Un altro po'! Via! Comandiamo noi ora. Sì, andiamo al campo dei minatori con questa roba. In! Non vi muovete, ragazzi. Se non volete fare una brutta fine. Avanti, alzati. Tutti quanti a riparare quel carro. Presto! Tirate fuori Geremia di là sotto. Avanti alla svelta, voi altri, su al lavoro. Avanti adesso, pigiate su quella stanga, forza! Pigiate, forza! Tirato fuori? Sì. Grazie. Lasciate andare. Com'è la strada? Saremo in mezzo alla neve domani. Ancora un giorno e raggiungeremo la cima. Come sta vostro padre? Ha preso sonno. Glenn, lui diffida ancora di Cole. È un uomo che la pensa all'antica. Dice che quando uno ha sbagliato una volta non c'è rimedio. Voi non siete d'accordo? No. Chiunque può commettere un errore. Anzi, può commetterne tanti. Ma quando incontra una donna e si innamora di lei... Capisco benissimo. Allora, lo credete anche voi che l'uomo può cambiare all'improvviso? Sì, ne sono convinto. L'ho detto anche a Geremia. Grazie, Glenn. Buonanotte. Come sta il vecchio? Dorme. Una vecchia volpe, eh? Altro che... Sapete... Voi gli date un po' da pensare, Cole. Adesso che state per sposare Laura. Voi state per sposarla, no? Sì, a quel che pare. Di che cosa ha paura il vecchio? Beh, sa chi siete, o per meglio dire, sa chi eravate.
E sa chi eravate voi? No. Che succederà quando lo scoprirà? Forse scoprirà anche che sono cambiato. No, non siete cambiato. Non ve ne daranno il modo. Secondo me fate male a portare questa roba al villaggio. Una volta che l'avranno in mano, vi ricompenseranno con un bel grazie. Poi, quando un mese dopo scopriranno che siete McClinic, che faceva il predone nel Missouri, vi cacceranno a pedate. Può darsi. Allora, portiamo questi viveri al campo dei minatori. Che cosa preferireste, avere $100,000 o un grazie che poi faranno presto a rimangiarsi? Può darsi che non se lo rimangino. In questo caso vale per me più di $100,000. Forse avete ragione. Ma può anche darsi che abbiate torto. In qualunque modo si guardi la cosa, è un rischio sempre. Andiamo a dormire. Forza! Portate il bestiame in testa per aprire la strada. Ah, quando è successo? È nato alcuni giorni fa. Oggi si vede che ha camminato troppo. Beh, mettilo in uno dei carri adesso che vai avanti. Quando si mangia? Appena arriviamo in cima. Andiamo! Da che parte andiamo adesso? Di là, sulla sinistra. Fra 4-5 giorni al massimo saremo al villaggio. È al di là del fiume. Quello è il campo dei minatori? Sì. Ma è più vicino, possiamo arrivarci in 2 giorni. Ma noi andiamo al villaggio. Levati di mezzo! Getta la pistola! Non lavorate con noi? No! Voi lavorate con me! Che cosa ne facciamo? Vi daremo il modo di tornare a Portland! Dobbiamo invece liquidarlo subito! Tornate ai vostri carri! Tutti quanti! Mi dispiace che tu abbia visto Laura. A me no. Mi ha dato modo di vedere te per la prima volta. Ti ho deluso, eh? Mi hai disgustato. Non ti disgusterò quando mi pagheranno. $100,000 è una bella somma. Mi piace la donna che non ha paura di uccidere. Cammina! Verso il campo dei minatori! Vi è mancato il coraggio, eh? E se non me ne vado? Ve ne andrete!
E se fate presto arriverete prima che nevichi. Il rosso aveva ragione, dovevate lasciarlo fare. Già. Voi mi salvaste la vita. Io ve l'ho salvata due volte. Arrivederci, Glenn. Sì, arrivederci. Arrivederci presto. Ogni notte, prima d'addormentarvi, scruterete il buio intorno con la paura che io sia là. E ci sarò prima o poi. Arrivederci presto. Qualche tempo d'aver perso una figlia. E invece no. Ma ho fatto fiasco, Laura. Quella brava gente che ho guidato in questa terra ha perso il suo denaro. Tutto il suo lavoro per niente. Tutto per niente. Cosa c'è, Laura? Sai, credo di averlo visto. Glenn? Sì. Anche se è vero che ci segue, che cosa può fare? Io non lo so bene, ma sono certa che lui ci segue. E non smetterà di seguirci, finché avrà vita. Avanti! Ah! Ah! Andiamo! Forza, su! Ah! Mettevi! Andiamo! Fermi un momento. Su, muovetevi, abbiamo ancora due ore di luce. È un asse secco. Beh, levatevi di mezzo e ungetelo. Willy, gira intorno al rosso, va avanti. Avanti. Farò i conti un giorno con quello là. Per che cosa? Per via di McClinic. L'avrei ucciso. Ma se lo rivedo lo frego. Forse lo rivedrai molto presto. Da un'occhiata là in fondo. McClinic? Ma è impazzito. Non so cosa dirti. Cammina adagio. Dove vai? Incontro a McClinic. Fai bene a stare attento. È svelto. Già, ma non ha fucile. La strada è buona da qui in avanti. Sei un po' nervoso? Già, così pare. Chi è col bestiame? È al sicuro, appena ho preso il caffè ci torno io. Tu e il rosso sorvegliate il bestiame. Il rosso non c'è. E dove? Thank you.
Dov'è il rosso? È tornato indietro a piedi. Perché? McClinic ci seguiva. Il rosso è sceso per fargli la festa. Io ho rallentato e l'ho aspettato. Ma non è più tornato. Imbecille! Muovetevi, si riparte! Ma cosa c'è da aver tanta paura? È un uomo solo. Si riparte, avete capito? Io non mi muovo da qui! Montate subito sui carri! Che cosa gli ha preso, Trey? Non lo so. Certo sì è che non mi va. Avanti! Forza! Tornate indietro! Ma dove ha preso il fucile? Prova a domandarlo al rosso! E là su quella roccia per poco non mi piglia! Aveva mirato a me! È lì! Ed è armato! E palla finita! Poteva riempirti di piombo se voleva! Tornate indietro! Rimontate e voltate i carri! E da che parte andiamo? C'è un'altra strada, un miglio più indietro! Scende verso il fiume e gira intorno alla gola! A causa di un uomo solo? Se voi avete paura, io no! Cosa ne dici, no? La penso come te! Voi due ce la farete! Pigliatelo alle spalle! Ci basta un'ora, lo sistemiamo noi! Buon divertimento! Da quanto tempo sono andati? Da più di un'ora. Dovevano averlo già beccato. Di cosa hai paura? Quei due lavorano bene di notte. Ho visto lui lavorare di notte. Willy è furbo e molto prudente, lo piglierà quando dorme. Era Willy, l'ha preso. Quella non era una pistola, era un fucile. Willy non aveva fucile. E nemmeno Locke. Anche questo era un fucile. Sei soddisfatto? La strada è un miglio più indietro. Su, partiamo. È salvo. Ci aiuterà. Non servirà a niente cambiare strada. Appena Glynn trova un altro posto, ci fermerà di nuovo. Senza cavallo, è un fenomeno se ci riesce. Dovremo viaggiare in fretta. Lumaccone, tu resta in coda. Lega il tuo cavallo lì dietro. Guida il carro di testa, io vado al bestiame. Anch'io! Guardate la strada! Fate attenzione! Volevo vedere se stava comoda, non voglio che si faccia male! Va benone! Sarà più facile quando avremo attraversato il fiume. Quanto ci vuole ancora per il campo? Oh, 2 ore al massimo, se riusciamo. Mia, venite giù.
Il cavallo di Trey era legato a questo carro. L'avete sciolto voi? Sì. Lascialo, vigliacco! Fermati, collo, ti uccido! Te lo dicevo che sei troppo delicato. Dovevo ucciderti. Andiamo! Usate i fucili! Copritemi quando monto a cavallo! Dove andate? Al campo dei minatori. Vedremo cosa farà contro una dozzina di affamati. E se poi non vogliono aiutarci? Ci aiuteranno, vedrete, quando sapranno che abbiamo i viveri che cercavano. Avanti, sparate! Fatto! Per la prima volta in vita mia, desidero la morte di un uomo. Ce l'ha fatta. Sì, ce l'ha fatta. Perché tace McClane? Forse l'abbiamo uccisa. No, vi sbagliate. Giù le armi. Lasciateli andare. Su, raccogliete quei fucili, possono servirci. Va bene, Glenn. Sapevo che sareste venuto. Sì, ma ora dobbiamo attraversare il fiume. Potete guidare? Certo che posso. Guiderò un carro anch'io. Credete di potercela fare? Non sarà facile. Ci proverò. Andiamo, Trey, prendiamo il bestiame. Muoviamoci, Geremia! Scendete in acqua! Laura, tenetevi accosto al primo carro! Andiamo! Forza, belli! Forza! Ce la farete? Sì! Coraggio! Avanti! Forza! Vi aiutiamo noi!
La mia corda vi ha segnato il collo? No, non sei stato tu, Trey. Da un pezzo c'era quel segno. Da quando eravate fuori legge nel territorio del Missouri? Fin da quando tentarono di impiccare un bandito. Una di quelle famose mele marce? Ho avuto torto. Esiste una differenza fra uomini e mele. Esiste realmente. Solo per una visita. Non avevo altro da fare. Oh. Ehi, aspettate. Marge. Marge, tesoro mio. Sei un bravo figliolo. Andatevene voi due, su, filate. Ferma! Glenn, grazie di tutto.